erano qua. Allora, vediamo sotto la spada. Vediamo se effettivamente. Eravamo morti praticamente. Morti. Adesso questa com'è? Fa 200 di danni ed è... si distrugge, non ci credo. Non credo che sia l'arma definitiva, però boh, vediamo. Excalibur, no? Un giorno il tuo padrone tornerà da te. Attendi pazientemente. Hai ragione. Anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria, sono certa che un giorno, prima o poi, tornerà da te. Sacerdotessa reale di Irule, che cosa ha intenzione di fare adesso? Conciata così? Quest'arma, la spada suprema, mi ha aperto gli occhi. Sento che c'è ancora qualcosa. Qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero d'eco, ti prego. Quando lui verrà qui, potresti riferirgli le mie parole. Perché io... No, ascolta. Le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Sì. Ma, aspetta. Ce la dirà quando ci incontriamo? Zelda è piena di questo simbolo col triangolo. La triforza, triangolo ovunque praticamente. Oh, si è riparata nel frattempo, perché lì si è battuta distrutta. Però qua mi sembra bella nuova. Appena uscita dalla fabbrica. Ciò che hai appena visto accadde proprio qui 100 anni fa. Quando la spada fu separata da te, fu la sacerdotessa reale di Irule a portarla qui alle mie radici, dove è rimasta al sicuro fino a oggi. Quella fanciulla continua a lottare nel castello di Irule stagione dopo stagione. La sua forza è la fiducia nel tuo ritorno. Il suo bel sorriso. Quanto vorrei rivederlo fiorire sul suo volto. Renta? 30. Boh, sono un po' senza parole, non è che mancano zero. La leggendaria spada che esorcizza il male, la sua lama splendente alberga un potere sacro capace di respingere la calamità. Si lascia brandire solo da un vero eroe. Mi sembra un po' pretenzioso questo nome. Questa lama porta il nome di spada suprema. Dotata contro la calamità Ganon o le creature contaminate dal suo male, la spada suprema si illumina di luce divina. E quindi i suoi danni vanno su a 3000?
È in tali frangenti che si manifesta il vero potere della spada, ma non farci troppo affidamento. No, contaci che non ci faccio troppo affidamento. Se la usi vanamente, essa diverrà via via sempre più debole, fino a divenire inutilizzabile. In tal caso dovrai aspettare che la spada recuperi le proprie facoltà. Quindi non si distrugge, ma comunque diventa inutilizzabile. Se vuoi sconfiggere Ganon, è pericoloso affidarsi solamente alle potenzialità della spada. Per essere assolutamente certo della vittoria, dovrai infatti anche liberare i quattro colossi sacri. Mi viene in mente che, mi è venuto in mente che abbiamo anche in teoria una missione qua. Non c'era uno che voleva che andavamo. Eccolo qua, forse questo. Lo stallaggio della piana Irisa tende speranzosa. Proviamo ad andarci dopo. Allora, chi è che voleva questo? Vediamo. Hai ottenuto una bacchetta con il potere del freddo, ma non basta ottenerla per finirla a usare. Devi equipaggiarla, fammela vedere. Fa in automatico, per fortuna. Bella, eh? Bella come me la immaginavo. Grazie, signor eroe. È stato un infinito. Vabbè, sarebbe infinito. Onore per me. Permetti di darti qualcosa per ringraziarti. 100 rupie. Fondamentale. Ma qui c'è. La Nintendo a braccino corto su ogni cosa, sulle texture, sul. A braccino corto perfino nelle cose che ci dà il gioco. Perché Tirchi. Il potere del freddo. Fatta. Portata. Perché non aveva appunto esclamativo questo però? Per tutte le noci di pecan, che sono buone. Sono le migliori per quanto riguarda i grassi. Che contengono. Questo è il fantomatico rupigno. Guarda che bella foto. È tirato dalla parte opposta, però. Incredibile, brilla più di quanto avessi immaginato. Grazie tante, signor eroe, sono così felice. Ecco una cosina per ringraziarti. 100 rupie anche lui. E già, a volte anche i signori eroi. Anche ai signori eroi servono rupie, vero? Sì, tante. Quando ti servono disperatamente rupie, prova a colpire un rupio con arco e frecce. Vedrai quante rupie cascheranno. Abbiamo provato, ma alla fine cos'erano? Quelle verdi da una. Ok, adesso ci serve questo. No, che c'è Caston. Quelle delle armi. E va bene. 17, vai. Adesso quante ne vuoi? 20? 25? Appaparappa. Proviamo. Le armi cosa? Quindi qua 25, ho indovinato. Salta da 17 a 25 questo. Bravo, bravo. Poi cosa ti servono i semi? Non ce ne sono qua i semi. E proviamo quello degli archi, forse 5, no, guarda, perfetto. Ok. E adesso proviamo questa, vediamo se non mi sono perso. Proviamo questa qua. Allora, cosa della piana? No, mappa. Qual era? Questo? Questo del fiume? Questa roba. No, non era di qua. Dov'è che era?
praticamente a nord o nord-est, quindi nord-est tipo qua, allora era di qua sopra. Adesso vediamo di ricordarsi. Devi sempre tenere pronto la spada, l'arco e lo scudo. Se si rompono o se te li togli, perderai la sfida. La tua borsa è piena. Se non fai un po' di spazio, possiamo cominciare. Questa di sicuro non è piena, questa nemmeno. Quella degli scudi? Questo qua è preziosissimo. Allora, dicevamo che sembra che l'ultimo potevamo farlo saltando. L'ultimo pezzo. Sorvolando col salto lì. Ah sì, mi è andata loro questa. Armi che mi danno loro. Sembra che si potesse salire, no? Dai, ok. Ma non si può. Dai. Ok. Qui. Questo bisogna... Questo qua non va bene, sono tripli, colpi tripli. Ah, aspetta. No, è sempre il solito discorso, devi tenere i suoi gli archi. Il problema è che è un arco triplo quello, quindi bisogna avvicinarsi. Vero, vero. Subito dimenticato la... sì. Di avvicinarsi. Non me l'ha raccolta. Che ce la fai?
da pesi parecchio. Allora, qua io direi fare stavo dicendo, avevo paura che non me lo dasse. Ok, come la situazione per essere arrivato alla fine. Hai imparato a termine la prova ignifuga. Forza, la ricompensa ti aspetta a Sacrario. Molto bene. Se vuoi riprovare, scordatelo. Ci vediamo. Ciao, addio. Non è stato bello conoscerti. Primo membro indiato, non lo so. Guarda che non è ancora chiaro come fai a uscire dalle paludi. Tra l'altro c'è stato un colpo di vento qua, quindi o che c'è una zona dove si può fare prendere il volo. Benedizione. Okay, qua. Gran nucleo, viva! Perfetto, un altro cuore. Se non sbaglio, Adriana consigliava almeno 17, mi sembra, per affrontare Ganon. O Ganon. E siamo a 14, quindi ancora 3. Quindi ancora 12 sacrari. Scelto. Però è chiamato Link. Il momento è giunto, ti attende un'ardua sfida. Dove ti sei ricongiunto con la spada suprema nel bosco dei Korogu? Là, il grande albero Deku ti presenterà una nuova gloriosa prova, sì. Prova della spada AX, quindi dell'espansione del DLC. Qui c'è qualcosa? No. Io indago sempre, chissà che magari una volta ero premiato. Allora, qua in teoria basterebbe fare il percorso e va bene. Perché se entriamo dentro nella... Ok. Qui c'è comunque. Spada Silvana, resistente. Però qua non mi è chiaro. Quel tratto lì, qua e là, ok, forse ci si arriva, ma è da qua? Dalla riva, diciamo, a qua? Vabbè, comunque non ritengo che valga la pena rischiare.
Devo tornarci normalmente. Ok, togliamo anche questo timbro. Intanto la prova, sì sì. Per i visitatori. Quindi ah ok, qua aveva cosa dire. Prima prova sudos, ok, seconda prova, la prova del corazzo, per tutte le prove ovviamente ci sono impari dei primi meravigliosi. Signore eroe, ti ho visto estrarre la spada che esorcizza il male. Vuoi saperne di più sulla spada? Ma chiedi a me, Maka. La spada, ma che poi è la spada suprema. La spada suprema è molto speciale, ma se la usi tanto, dopo un po' si stanca. Se succede, stai tranquillo, non ti agitare. Basta che... non posso eliminarla. Abbandonarla. Basta che aspetti un pochino, così si riposa e riprende le forze. Se uno dovesse perderla, abbandonarla, che succede? Ti ritorna... passa la cicogna, te la lascia giù dall'alto. Non so. Forse perché lei lo sa che ci sono momenti in cui serve tutta l'energia possibile. Se chiedi al grande albero, ecco, ti saprà dare altre informazioni. Allora, cosa serve tu allora? Inutile esserino. Buonasera, buongiorno, è ora di pranzo o di cena? Ah, scusa, devo essere appisolato un pepettino. Peppereppe, tu sei sì un eroe? Ho sentito parlare tanto di te. Da grande albero d'eco, quindi sei già svolazzato qui nel bosco. Ti appeppavo da tanto tempo, temevo di mettere radici qui nell'attesa. Benvenuti, qui ci troviamo all'ombelicolo del grande albero d'Eco. Ho preparato un bel letto di morbide foglie per te, signore eroe. Fai pisolini e sbadiglia quando ti pare e piace. Ma quanto costa? Oh, non posso accettare le tue rupie, tu sei grande signore eroe. Io ho peppato così tanto che volasse riposare nel letto che ho preparato apposta per te. Io ho peppato così tanto che mi sono appisolato. Anche adesso ti sei appisolato. Va bene, non... vendo solo oggetti utili. Ecco perché non abbiamo visto che, non, cioè, che c'era il negozio, ma non si poteva ancora entrare. Vedo tantissime cose che raccolgo nella foresta e anche tantissime cose che non raccolgo nella foresta. Puoi scegliere quello che ti sussurra il vento, forse preferisci vendermi qualcosa. Che cos'hai? Tratto in freccia e cibo. Dovresti provare una freccia elettrica quando piove. È come un fulmine che colpisce un albero in pieno. Sì. Ok, però devo guardare così. Freccia elettrica, ne abbiamo 28. Frecce di legno, ormai siamo... tutto. Tutto. Sì. Poi il riso. Canna da zucchero. Mela. Scusate, una mela 12 rubie e il cuoranello. Sei costosissimo. Se la sollevare questo. Anche lui vende. Chiodone. La scatola, eccola qua. Ma prima di arrivare a 55, poi a parte quello, se le compriamo spendiamo molto di più di quanto sicuramente ci dà. Ok, adesso che siamo qua. Mi sa che non è qua il posto. E questo è solo un negozio. I negozi. Allora andiamo su. Ma perché? Non siamo... eravamo là sopra, non eravamo qua. Come? Una voce ti ha detto di venire qui, capisco. Allora è giunto il momento.
Lascia che ti... di chi è quella voce? Che abbiamo sentito. Lascia che... Guarda che non c'era la voce, c'era solo il testo. Lascia che ti dica quello che so sulla grande prova che ti attende. La spada che è tornata tra le tue mani, la spada suprema, non ha ancora liberato tutta la sua energia. La prova servirà a verificare se tu sei in grado o meno di liberare la vera energia della spada. Si chiama prova della spada. Vada bene, sarà una sfida di estrema difficoltà. Come nessuna fino ad ora. Ok, allora non possiamo farla. Ogni arma o protezione in tuo possesso ti verrà tolta. Dovrai affrontare nemici disarmato. Quando saprai usare la tua saggezza o il tuo coraggio per completare la prova della spada, solo allora la spada suprema sarà veramente tua. Allora, c'era la dicitura X, quindi è una cosa aggiunta. E quando non ero uscito ancora DLC, come funzionava? Beh, a quanto sembra sei davvero impaziente ad affrontare questa sfida. Sì, ma lo leggi in faccia, vero? Allora, Link, inserisci la spada nel suo piedistallo. Teletrasporto. La spada rimane libera. Cinquantadue. Quasi metà dei sacrali. Ma il problema è che sono così difficili da trovare. No, ce ne bastano sette in teoria. Prescelto la Sacra Lama nel nome della Dea Ilia, ti propongo questa prova della spada. Non hai il potere necessario a brandire la spada suprema che brilla nella propria autentica luce. Forza il tuo corpo e il tuo spirito eliminando tutti gli ostacoli che ti si presentano in questo regno. Questo è un regno fantastico e misterioso dove tutto può accadere. Tutto quello che ottieni qui verrà perso una volta tornato nel mondo reale. Bello. Prescelto la spada suprema, supera la prova della spada e fai splendere la sua vera luce. Prova della spada 1? Quanti ce ne sono? Quindi adesso devo usare... C'è qualcosa sotto? C'è qualcosa sotto? Pare che tanto in teoria ce lo toglie, però magari... Ce n'è solo uno? Non sono due. Tre, anzi. L'ho già visto. Ovviamente non abbiamo nulla tranne il ramo. Avremo i nostri poteri, ma... Curiosità, la calamita funziona sull'arma? Perché se la prendiamo... Facciamo, picchiamo. L'idea era valida, ma posso picchiarlo? Non posso fare niente. Cosa facciamo adesso? C'è un altro ramo. Almeno potrei prendere quell'arma. Una. Io non vedo nulla che brilli. Non c'è nessun ramo. Beh, che fa? Ah, qua.
Che tanto parte 2, vediamo il cibo, non si sa mai, anche perché mi sa che solo questo, quindi alla fine anche i cuori servivano per questa cosa, volendo, cioè arrivare qua con tot, possiamo meglio andare a prendere ancora uno.